cambiare non possano più cambiare. Sono risultati che matematicamente dicono. Scusate, qui abbiamo avuto un problema perché c'è ovviamente... Basta che non ci facciamo male, poi tranquilli, calma. Tanto non succede niente. C'è una grande calca, un momento. Calma. Allora, diceva... Abbiamo vinto le elezioni, questo ci dicono i dati, è una vittoria... È una vittoria storica perché... Faremo il federalismo perché rilanceremo questa regione che in questi 5 anni è rimasta ferma. E io lo farò, ce la farò con l'aiuto di tutti i piemontesi. Alessandra, puoi dare un momento l'auricolare a Cota, per favore, che vorrei fargli una domanda. Un attimo solo, cerchiamo di organizzarci, eccoci. Ecco. Allora, Vespa le chiede l'auricolare, se riesce ad appoggiarselo sull'orecchio, in questo modo dovrebbe sentirlo. Buonasera. Buonasera, buonasera e complimenti. Buonasera. Grazie. Per questa vittoria, la Presidente Bresso, Presidente uscente allo Stato, ha detto che naturalmente, vista la modesta quantità di voti che vi separa, e alcuni problemi che ci sarebbero stati sul voto disgiunto, lei è orientata a fare ricorso, quindi a fare il riconteggio, non so poi di quante schede, eccetera. Lei teme che questa verifica possa compromettere il risultato che lei sta festeggiando in questo momento? Guardi, la Bresso non si smentisce mai, ha perso ancora una volta una buona occasione per stare zitta. I piemontesi l'hanno mandata a casa. Ed è un governatore. Scusate, sentiamo un momento, poi commentiamo, vi prego. L'hanno mandata a casa, è una governatrice non riconfermata, sono pochi i governatori non riconfermati, se non l'hanno riconfermata c'è un motivo. Siamo noi semmai che temiamo che ci abbiano sottratto dei voti. Su quali basi dice questo? Beh, su quali basi? Sono arrivati tutti i dati all'ultimo dei seggi della cintura di Torino, controlleremo e verificheremo, sicuramente non temiamo l'esito di nulla perché abbiamo vinto queste elezioni, ce ne hanno fatte di tutti i colori, posso soltanto dire che abbiamo dovuto fare 9 ricorsi per evitare le liste patacca e sappiamo che alcune di queste liste patacca sono state autenticamente